Il Gran Premio d'Ungheria, un circuito molto sinuoso, una gara lunga e anche le donne non sono male da guardare. Budapest, 4,4 km, 70 giri, in tutto 306 km. 4 rettifili, 3 curve lente, un solo punto per superare. Velocità massima 315 orari. Eccoci qui, iniziamo un giro della pista al simulatore della Red Bull. Frenata durissima ed entriamo nel primo tornante. Una curva lenta da seconda, molto importante come prima curva. Acceleriamo mentre scolliniamo per entrare in questa bella curva da seconda marcia, che prosegue in discesa dalla collina e dove bisogna impegnarsi molto per uscire in modo pulito ed entrare in questo punto molto veloce. Un altro rettifilo abbastanza corto ed ora ricominciamo a risalire la collina. Da qui la pista diventa molto sconnessa. Usciamo dalla curva 5 sulla cima della collina per entrare in questa chicane. Una chicane molto lenta e attenzione cordoli qui. Le curve arrivano veloci una dopo l'altra. Un punto molto veloce qui che ci porta a questa bella curva veloce a destra. Tanti spettatori sulla parte sinistra. E ora arriviamo alla penultima curva, dietro i box. Ancora una volta piuttosto sconnessa l'uscita e ora entriamo in una curva molto importante per il tempo sul giro. È molto lunga, la macchina non si comporta molto bene, ma apre all'uscita. E questo è il giro del Gran Premio d'Ungheria a Budapest.